Il paradiso delle signore. Anticipazioni. Trama puntate, dal 6 al 10 novembre 2023. Il ritorno di Vito. Il paradiso delle signore prosegue e, nel corso della settimana dal 6 al 10 novembre 2023, al centro dell'attenzione ci sarà Vito che farà il suo ritorno a Milano sconvolgendo la vita di Maria. Lo stesso Lamantia si renderà conto delle insicurezze della stilista in merito al loro matrimonio. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Il paradiso delle signore. Dove eravamo rimasti? Vittorio e Matilde si lasciano trascinare dalla passione, ma Tancredi li vede. Entrambi non fanno che pensare a quello che è successo. Umberto vuole che Tancredi pensi ai loro interessi anche se questo significa scavalcare Matilde o deluderla. La Frigerio, nel frattempo, decide di offrire i terreni su cui sorgeva il mobilificio ad Ezio e Gloria per evitare il fallimento della Tessuti Colombo. Matteo viene nuovamente aggredito da Renato ed è Maria a prendere a cuore la situazione, portandolo a casa sua. Nessuno è d'accordo con questa cosa che potrebbe diventare uno scandalo, ma Maria vuole prendersi cura di Matteo fino alla guarigione. Matilde decide ancora una volta di fare un passo indietro in merito ai sentimenti che prova verso Vittorio e cerca di nuovo di ricompattare il matrimonio con Tancredi. Concetta e Gian Lorenzo hanno continui scontri, ma la donna non mette al corrente la Puglisi di quanto sta accadendo. Lunedì, 6 novembre 2023. Matteo vuole parlare con Maria ad ogni costo dopo il bel gesto di lei, ma Irene vuole impedirglielo. La Cipriani si intromette e sembra che lo faccia perché teme che possa scoppiare uno scandalo. Alfredo, nel frattempo, ha degli strani atteggiamenti e sembra sempre più stanco e poco concentrato, cosa che ovviamente incide sul suo rendimento. La cosa non sfugge agli occhi di Armando che prova a capire che cosa stia succedendo al giovane. Alfredo però non gli dà nessuna risposta e non si sbilancia, dicendo anche di non sentirsi poi così stanco. Agata, intanto, continua a lavorare a stretto contatto con Roberto e si rende conto di essere sempre più attratta da lui. Tancredi continua a pensare ad un modo per allontanare Vittorio da Matilde e alla fine decide di acquistare la Tessuti Colombo attraverso l'utilizzo di un prestanome. Umberto ritiene che Tancredi abbia avuto un'ottima idea e gli offre tutto il suo aiuto. Renato Mancino, intanto, aggredisce Matteo e gli ripete tutte le sue minacce. Stavolta però c'è qualcosa che preoccupa particolarmente Matteo, perché Renato nomina Maria. Martedì, 7 novembre 2023. Ezio decide di fare un gesto eclatante che possa dimostrare a Gloria che il suo amore per lei è sempre molto forte. Quindi le chiede di sposarsi con lui una seconda volta. Irene, intanto, incontra per caso uno sconosciuto che fin da subito la affascina. Scopre che il nome dell'uomo misterioso è Leonardo Crespi e lei non riesce più a toglierselo dalla testa. Contemporaneamente, Alfredo lavora per cercare di soddisfare le esigenze della sua fidanzata ed organizza per lei una serata speciale. Alla fine Ezio e Gloria decidono di risposarsi e chiedono a Vittorio e Matilde di fare loro da testimoni, essendo degli amici carissimi. Umberto propone che sia il marito di Fiorenza Gramini a fare da prestanome a Tancredi per l'acquisto della Tessuti Colombo. Quest'ultimo pensa che l'idea sia buona e così procede incontrando Fiorenza e parlandole di ciò che hanno in mente. Marcello parla con Salvatore e gli dice che ormai sente sempre più forte la mancanza di Adelaide, perché passano le settimane e la sua assenza si sente. Salvatore gli suggerisce di passare qualche giorno in Svizzera così vedrà anche come sta la contessa, e poi non sarà un viaggio così lungo. Mercoledì, 8 novembre 2023. Matteo chiede a Maria come mai ha un atteggiamento così scostante nei suoi confronti, dopo essere stata a lungo molto gentile. Maria è confusa, e proprio in questo frangente le cose peggiorano con l'improvviso ritorno di Vito dall'Australia. L'intera famiglia Puglisi è in festa dopo l'arrivo del ragazzo, tutti sono felici e certi che ormai manchi pochissimo alle tanto attese nozze con Vito. Matteo, intanto, incontra Vito per caso proprio al paradiso e rimane profondamente deluso quando capisce che lui e Maria si sposeranno. Questo fa capire che Matteo ha iniziato a provare dei veri sentimenti per la Puglisi. Flora è sempre più delusa perché si rende conto che la sua relazione con Umberto non procede e lui non sta più nemmeno pensando al matrimonio.
Flora glielo fa spesso presente con tante frecciatine, ma Umberto le ignora completamente e sembra non pensare proprio alle esigenze della sua compagna. Armando mette alle strette Alfredo e vuole sapere da lui, stavolta con chiarezza, i motivi dei suoi ritardi, della sua stanchezza e di tutte le mancanze che ha sul lavoro e che prima non aveva mai. Perico quindi decide di rivelare la verità una volta per tutte. Giovedì, 9 novembre 2023. Tancredi e Fiorenza si incontrano spesso per definire i dettagli del loro piano ed alla fine raggiungono un accordo. La Gramini progetta di incontrare Ezio e Gloria per proporre loro di comprare la Tessuti Colombo, facendo quindi da prestanome a Tancredi come concordato. Vito inizia a progettare il futuro e a pensare a cosa fare ora che è tornato a Milano. Lo stesso Lamantia però non può fare a meno di accorgersi che Maria ha molti dubbi e sembra tutt'altro che entusiasta quando pensa al matrimonio che la sua famiglia vuole invece celebrare quanto prima. Ezio e Gloria ricevono la proposta di Fiorenza per rilevare l'attività e mettono al corrente Vittorio della novità. I tre ragionano insieme e pensano che la proposta possa essere molto interessante per tutti. Flora decide di candidarsi per la posizione di presidentessa del circolo, mentre i rapporti con Umberto diventano sempre più distanti. Irene è molto felice quando scopre che Alfredo ha organizzato per lei una cena proprio al circolo. Mentre si trova lì insieme al fidanzato, però, incontra nuovamente lo sconosciuto che tanto l'aveva affascinata, Leonardo Crespi. Il suo interesse per il misterioso estraneo non passa inosservato agli occhi di nessuno, ed è molto evidente. Venerdì, 10 novembre 2023. Matilde capisce le motivazioni di Ezio e Gloria, ma è molto delusa quando li vede valutare attentamente la proposta di Fiorenza. La Frigerio intanto continua ad essere convinta che Tancredi sia dalla sua parte e non può immaginare quale sia il piano. Ezio e Gloria, il giorno prima del loro secondo matrimonio, informano Vittorio delle importanti decisioni che hanno intenzione di prendere in merito al futuro della Tessuti Colombo. Marcello, che ha seguito il consiglio di Salvatore, è stato brevemente in Svizzera da Adelaide e così ha occasione di raccontare sia all'amico sia ad Armando come sono andate le cose con la contessa. Vito riflette su cosa fare con Maria ed inizia a pensare che sarebbe meglio costruire un futuro in Australia senza di lei. Vittorio, da solo nella Galleria del Paradiso, non fa che pensare ai momenti speciali vissuti con Matilde e all'intimità che hanno condiviso quando Tancredi li ha visti. Fiorenza scopre che Flora è la candidata per la presidenza del circolo. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi cosa succederà dopo il ritorno di Vito e cosa deciderà di fare Maria? A voi i commenti. Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8, la terribile vendetta di Umberto contro Ezio. Il Paradiso delle Signore 8 sta per raggiungere un altro momento molto importante delle trame. In particolare, al centro dell'attenzione ci sarà Umberto, il quale deciderà di scatenarsi contro Ezio e di vendicarsi di lui dopo i loro trascorsi tutt'altro che positivi. Ma ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8. Il piano di Umberto contro Ezio. Nelle puntate attualmente in onda de Il Paradiso delle Signore, i telespettatori assistono al ritorno di Ezio e Gloria. I due amatissimi personaggi vengono accolti con calore ed affetto da tutte le persone che li hanno conosciuto ed hanno sempre sperato che si sposassero e fossero felici insieme. Purtroppo, però, Ezio non si è recato a Milano per una ragione positiva o per tornare dai suoi amici. Il motivo del ritorno dei Colombo è da attribuire alla crisi dell'azienda, la Tessuti Colombo, che dopo alcune vicende sta attraversando un momento molto difficile e si sta addirittura avvicinando al fallimento. A gioire di questa situazione è Umberto, il quale collaborava, lavorativamente, con Ezio in passato. Colombo smise di lavorare per lui avviando un'attività in proprio e schierandosi apertamente contro Guarnieri. Umberto, quindi, ritiene che sia questa l'occasione giusta per vendicarsi di Ezio. Quindi, mentre Gloria e Colombo cercano una soluzione per cercare di riavviare la loro attività e scongiurare il piano, Umberto mette in atto un suo terribile piano per evitare qualsiasi aiuto. Guarnieri corrompe anche delle persone intenzionate a fare affari con Ezio nel tentativo di sabotare in tutti i modi l'azienda e fare in modo che non esca mai più dalla sua crisi e vada verso il fallimento.
Nonostante Ezio sappia benissimo di avere un nemico potente, ancora non immagina che dietro tutti i suoi problemi possa davvero nascondersi Ezio. Anticipazioni: il paradiso delle signore 8, tutti uniti con Ezio e Gloria. Come svelano le anticipazioni, però, se da una parte c'è Umberto con la sua intenzione di fare qualsiasi cosa pur di distruggere Ezio e la sua attività, dall'altro lato ci sono tutti gli altri protagonisti che si mostrano pronti a tutto per aiutare i loro amici di sempre. Marcello, infatti, in prima persona si prodiga per aiutare i Colombo, contattando un imprenditore che possa vendere i suoi terreni in favore dell'azienda. Anche la stessa Matilde ha intenzione di fare il possibile per aiutare gli amici del suo Vittorio. Infatti, decide di cedere i terreni su cui una volta sorgeva il mobilificio Frigerio, senza nemmeno consultare suo marito Tancredi. Questo innervosisce particolarmente Umberto, alleato di Tancredi, perché ritiene che non abbia saputo controllare adeguatamente Matilde impedendole di fare questa mossa. In ogni caso, il progetto di Umberto prosegue con l'intenzione di annientare Ezio. Bisogna tenere però presente anche il ruolo di Vittorio, da sempre nemico di Guarnieri. Voi che cosa ne pensate? Vi aspettavate un simile avvenimento e secondo voi come finiranno le cose tra i due nemici? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.